Salve a tutti ragazzi, qua Federico per Apple Tutorial. Oggi siamo qui in un video speciale, proprio inaspettato, perché abbiamo un nuovo prodotto nella quale faremo l'unboxing e le prime impressioni. Iniziamo subito dopo la sigla. Siamo qui oggi con il nuovo iPad 2017, qui ci sono 2017, quello nuovo che sarebbe una via di mezzo tra il vecchio e caro Air 2 e l'iPad Pro. Adesso iniziamo subito con l'unboxing. Ok ragazzi, apriamo subito, giriamo, togliamo il cellophane. Eccoci qui, siete pronti? Togliamo, giriamo, e voilà. Spero che sia inquadrato più o meno bene. E adesso tiriamo su. Oh, eccolo qua. È bianco, l'ho preso bianco perché non è mio, è di un altro membro della mia famiglia. Vediamo, allora, è molto, guardatelo. È un iPad, l'iPad si chiama semplicemente iPad. Poi qui mettiamo un attimo da parte, qui abbiamo il cavetto, i libricini di istruzioni e lo spinotto. Possiamo adesso chiudere la confezione e dedicarci al nostro nuovo iPad. Eccoci qui tornati, mettiamo da parte la confezione che ve la faccio rivedere abbastanza velocemente, la classica confezione, e prendiamo qui il nostro nuovo iPad 2017, 128 GB, 3G, 4G. Adesso faremo un breve confronto veloce veloce con, intanto accendiamolo, con l'iPad Air 2. Vedremo come dimensioni, come tutto. Allora, qui abbiamo l'iPad Air 2, che davvero adesso lo toglierò dalla custodia, così proviamo se anche la custodia va bene e lo andremo a confrontare. Ok, allora guardiamo estetica, sono precisamente uguali, fatemeli guardare bene anche a me. Allora, se è più pesante questo qui, l'iPad quello nuovo, iPad 2017, l'Air 2 è più leggero, più Air. Le differenze quali sono? Sono praticamente uguali, solo che questo parte da 409 euro ed ha il nuovo processore A9, che è quello che troviamo sull'iPhone 6S. Non è l'ultimo come sull'iPad Pro, che è l'A9X, oppure sull'iPhone 7, che è l'A10, però come potete vedere sono perfettamente identici. Hanno tutti e due l'impronta digitale, sono tutte e due, vediamo, della stessa grandezza. Cambia un po' il peso, che è più pesante quello nuovo. Anche penso come spessore un po' più grosso quello nuovo, quindi suppongo che vada bene nella custodia del vecchio. Facciamo subito la prova. Andiamo a inserirlo. Esattamente, allora, non proprio, perché essendo un po' più grosso, vabbè che adesso c'è pure la plastichina, non ci sta, però vedremo, vi dirò adesso, datemi il tempo di provare, fra qualche giorno farò un'altra clip dove vi dirò cosa ne penso. Eccoci qui tornati ragazzi, sono passati un po' di giorni dall'ultima clip, ho avuto modo di testarlo bene e per vedere cosa ne penso di questo nuovo iPad 2017. Allora, partiamo dalle rinunce. Cosa c'è di diverso dall'iPad Pro, che è quello che è uscito l'anno scorso? Vabbè, a parte lo spessore e il peso, l'iPad Pro ha una fotocamera migliore con presa di flash. Inoltre c'ha degli speaker anche quassù per aumentare la potenza della musica e anche la qualità. Però devo dire che comunque ha uno speaker molto potente anche questo qui. Altre differenze, il Pro, la connettività. Questo iPad non ha lo smart connector per connettere la tastiera e non è compatibile con la penna. C'è da dire che però che ci sono ben 280 euro di differenza tra questo, che parte appunto da 409 euro, e l'altro che parte da 600 e passa euro. Quindi, se, questo è un iPad, appunto, iPad sarebbe una specie di Air 3 con la scocca del primo iPad Air, un po' più grosso, un po' più pesante, ma pochissimo ragazzi, ma davvero velocissimo, è velocissimo, la batteria dura molto, ma molto di più del Pro, quindi come batteria è il migliore iPad in assoluto.
davvero molto veloce, ottimo per giochi, guardare Facebook, comunque i video su YouTube, non consuma per niente davvero la batteria. Un'altra piccola differenza è lo schermo, che in casa va benissimo, una bellissima luce, un bellissimo tutto, ma quando andrete ad usarlo ad esempio all'esterno, ad un parco, già lì si noterà molto di più la differenza. Abbiamo la possibilità, come tutti gli iPad, di usare due applicazioni contemporaneamente. E niente, vi consiglio l'acquisto? Allora, dipende che prodotto avete. Questo è un prodotto economico, fatto per tutti quelli che hanno un vecchio iPad, come l'iPad 1, 2, 3, anche il 4, che è un po' vecchiotto, un po' lentino. Quelli vecchi sono appunto un po' lentini e non vogliono spendere troppo per un nuovo iPad, non gli interessano tantissimo le novità, così. Quindi allora questo iPad è perfetto perché è economico e funzionale. Se invece avete bisogno di un iPad per fare lavori di architettura e queste cose qui, assolutamente l'iPad Pro, questo è sconsigliatissimo. Però se vi serve un iPad per semplicemente giocarci, ascoltare la musica, leggere libri, così, è veramente perfetto. Se avete un iPad Air 2 non vale assolutamente la pena passare, come se avete un iPad Pro non vale la pena tornare indietro. Se avete un iPad 2, 3 o 4 e avete bisogno di un nuovo prodotto perché quelli sono abbastanza vecchini, questo fa per voi. Quindi queste sono le mie prime impressioni, farò il confronto anche con l'iPad Air 2 prossimamente, anche con altri iPad, e lasciate un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, condividete con tutti i vostri amici, e iscrivetevi se non siete ancora iscritti, e ci vediamo al prossimo video, bella regà!